Sabrina Ferilli, una delle amiche più care di Maria De Filippi, si trovava a Tokyo quando ha appreso della morte di Maurizio Costanzo. Immediatamente, come ha raccontato sui social, si è messa sul primo aereo per tornare a Roma. Nelle ultime 24 ore hanno tenuto banco delle immagini molto forti che hanno indignato l'opinione pubblica. Quella di due tra i presenti alla camera ardente che hanno chiesto un selfie a Maria De Filippi con il feretro di Maurizio Costanzo alle spalle. Sabrina Ferilli ha reagito alla notizia commentando un post pubblicato da Selvaggia Lucarelli su Instagram. La Lucarelli ha pubblicato il video che mostra uno dietro l'altro due persone che hanno chiesto un selfie a Maria De Filippi durante la camera ardente. La reazione della signora della televisione italiana è stata paziente, disponibile e inappuntabile. Nonostante tutto, Selvaggia Lucarelli ha scritto: il selfie con la vedova famosa, non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente, perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi, all'enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza in quelle ore in cui ha dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaffanculo al primo telefono che vedevo. Sabrina Ferilli ha reagito così tra i commenti: minimo, perché se a casa non t'hanno insegnato l'educazione, non credo te la possa insegnare io, ma ti farei capire che non si fa.